Buonasera amici e amiche di Libreriamo, buonasera a tutti e a tutte, io sono Stella Grillo, sono felicissima questa sera di parlare con una grandissima persona, una grandissima donna, una grandissima sportiva, sto parlando di Katia Serra e questo è il suo libro edito per Fabbri Editore, Una vita fuori gioco, è una, appunto, la sua storia che in realtà si intreccia con tantissimi aspetti della nostra società, ma in generale del mondo dello sport, e si parla ovviamente di calcio femminile, ma non solo, ripeto, è veramente un libro che ho sottolineato moltissimo perché ci sono dei passaggi estremamente interessanti da appunto discutere, da commentare insieme a Katia Serra, è veramente uno dei personaggi insomma più importanti dello sport italiano, se non mondiale, e sono veramente contenta di potermi confrontare con lei perché poi non ho mai avuto l'occasione di parlare con una calciatrice e quindi sono curiosa anche di scoprire il tipo di lavoro che Katia ha fatto per e con questo libro, perché ripeto, si intreccia la sua storia con tanti altri aspetti della nostra storia e anche della storia del calcio, comunque sia a livello nazionale che internazionale. Ok, Katia è arrivata, quindi accetto la sua richiesta e su Una vita fuori gioco. Ciao! Ciao, ciao, Mi vedi? bentrovata. Ok, così ti vedo meglio. Ciao Sì. Katia, perfetto, Perfetto. perfetto. È un Ok. piacere vederti, conoscerti e parlarti, sono felicissima. Grazie. È un onore anche per me perché insomma non sempre si trova lo spazio per parlare con donne che seguono le donne, che sono molto esperte, no, delle tematiche femminili, quindi davvero sono contenta di essere qui con voi questa sera. Grazie mille, stavo parlando insomma di una piccolissima introduzione perché poi mi piace parlarne direttamente con la persona appunto in causa di questo libro, Una vita fuori gioco. La prima domanda che ti faccio è proprio come stai dopo l'uscita, cioè come sta andando, come ti senti e com'è? Beh, sai, io non sono abituata, no, a questo genere di emozione perché è il mio primissimo libro e devo dire che fa effetto perché da tutta Italia mi mandano foto con il libro in mano perché l'hanno acquistato, l'hanno letto, mi mandano anche giudizi. Quando ho visto il mio libro per la prima volta in libreria nei giorni scorsi qui a Bologna, insomma, in effetti fa così, fa pensare, no? Fa riflettere. Sono una persona molto emotiva che ha sempre vissuto con tanto pathos quello che faccio e quindi devo dire che è una piacevole sensazione. Perché poi, come dicevo, e ovviamente come sono i libri, le storie vengono scritte, in questo caso è stata scritta da te, ripercorsa da te, poi arriva nelle nostre mani, quindi poi sta in qualche modo, no, a noi lettori e lettrici fare le tue parole in questo caso. Quindi è sempre un'esperienza per chi legge, ma soprattutto per chi dona la storia, no? Ma ti dico, tra l'altro, insomma, sai bene, no? Come funzionano, quindi oltretutto tutto quello che è stato scritto sempre attraverso il computer, no? Con uno scambio di documenti, di mail, no? Quindi io mandavo l'elaborato e magari mi tornava indietro con riflessioni, eccetera. Questo per dirti, no? Che anche proprio prendere in mano il libro per la prima volta, anche per me, è stato qualcosa di emozionante. Io poi, come succede in questi casi, l'ho ricevuto 5-6 giorni prima dell'uscita, quindi ho dovuto aspettare anch'io, insomma, Certo. ed è stato quel momento, no? Quando ho aperto il pacco con tutti i libri e vedere il libro in libreria è stato davvero qualcosa di forte perché poi, come dicevi, le parole tradotte in un qualcosa di concreto, dove per me è un viaggio che conosco nei dettagli, visto che è il mio e visto che l'ho scritto. E sicuramente, magari per chi legge, può essere anche un'immedesimazione di un percorso che magari un'altra donna o tante donne hanno fatto in un altro ambito, ecco, perché le Assolutamente. similitudini ci sono, è inevitabile. Esatto, assolutamente sì. E comunque posso dire che se ne parla molto poco, insomma, di questi argomenti, soprattutto del calcio femminile, se ne parla sempre in un determinato modo, mentre questo libro racchiude, come ho detto, la tua storia, ma anche
tanto proprio della storia d'Italia e del calcio italiano e internazionale, quindi sono più piani che si incrociano. E la prima domanda ovviamente che ti faccio, oltre al come stai, è proprio di un po' di raccontarmi la genesi, il percorso che ti ha portato in qualche modo a mettere su carta, nero su bianco, tutte esperienze di vita che insomma si legge averti segnato particolarmente, come giusto che sia. Quindi com'è andato proprio l'iter di scrittura? Beh, l'iter è stato intanto che sono stata cercata dalla casa editrice dopo aver commentato, no, la finale dell'Italia, che ovviamente è stato l'apice del mio percorso professionale, quindi mi è stato sottoposto, insomma, questa idea di scrivere il libro. E diciamo che lì per lì c'era sì la fierezza, no, della proposta, ma poche idee di come magari realizzarlo. Poi a forza di pensare, riflettere, guardare un po' anche quello che c'era attorno, l'idea, e vedremo se ci sono riuscita, è quello insomma di provare a lanciare dei messaggi, a lasciare qualcosa che vada oltre una pura biografia, ma che faccia magari un po' riflettere, no? Su quelle che sono le difficoltà che le donne incontrano nel mondo del lavoro, su quello che a volte anche si è costretti a decidere per determinare le proprie scelte, perché a volte ci sono percorsi facilitati o percorsi dove invece non scendere a compromesso, poi chissà dove ti porta. E quindi la genesi è stata in realtà quella di scegliere cosa mettere, perché è chiaro, ho una vita intensa, ho qualche annetto, quindi naturalmente ho fatto tante cose. Per cui l'aspetto magari più pratico e più complicato è stabilire cosa mettere e cosa non mettere, e in questo senso mi sono un po' affidata al mio istinto. No, devo dire che ti ripeto, tutto l'iter in realtà è estremo, in alcuni tratti veramente molto emozionante perché poi appunto affronti delle cose che da donna colpiscono e ci arriveremo sicuramente, però vorrei partire veramente dai ringraziamenti iniziali perché poi il libro è fatto anche veramente di anche quelle pagine che molto spesso vengono saltate perché si ricollega a tante cose che racconti successivamente. Tu all'inizio ringrazi proprio la tua famiglia, i tuoi genitori, tuo fratello, tuo nipote, e successivamente racconti quanto sia stato importante, no? Anche in un contesto particolare di un paese piccolo, una donna che vuole fare calcio, quanto sia stato importante l'appoggio, della famiglia. Quindi ti chiederei in qualche modo di raccontarci la tua esperienza, ma anche di lanciare appunto uno spunto di riflessione su questo aspetto qui, perché ovviamente è centrale la famiglia. Sono d'accordo, e io ho avuto la fortuna di non trovare ostacoli dentro casa nel appunto portare avanti, no, questa grandissima passione, in quanto fortunatamente i miei genitori mi hanno sempre sostenuta, mi sono sempre venuti a vedere giocare, hanno fatto mille sacrifici per esserci sempre. La mia mamma addirittura per un periodo lavorava anche in pizzeria, quindi di notte poi andava a letto tardissimo, ma la mattina si alzava prestissimo pur di portarmi alla partita. E quindi ecco, in questo io sono stata sicuramente fortunata, a differenza magari di altre ragazze che il primo ostacolo l'hanno avuto in famiglia. E come scrivo, loro mi hanno veramente insegnato a ricercare, no, la libertà. E a inseguirla a costo, insomma, di anche un prezzo molto alto, ma una volta che la raggiungi è qualcosa che secondo me è veramente impagabile. E quindi in questo senso è il minimo, insomma, che io potessi ringraziarli e fargli qualche dedica, che loro sono assolutamente inesperti di queste cose e gli sembra tutto anche un po' molto strano, quindi è stato anche buffo vedere le loro reazioni. Inoltre ti dico, con mio fratello c'è un legame davvero tanto tanto forte, e lui ogni volta mi sorprende positivamente con diciamo le sue reazioni nei confronti mie, e davvero c'è un legame molto profondo di fratellanza che non è così scontato. Quindi ti dico, tanti ostacoli sì, ma non in famiglia fortunatamente, questo sicuramente è stato un aiuto importante. E come insomma hai detto te, come racconti appunto avere famiglie che magari non sono
in un determinato mondo, che sono lontane da determinate dinamiche, oggettivamente non è semplice, no? Comprendere, in qualche modo avere anche la paura nei confronti del mondo circostante, che un figlio soffra o che una figlia soffra. Quindi ci sono sicuramente dalla loro parte, io mi metto nei panni, insomma, anche di altri genitori, magari che hanno figli che intraprendono altre strade. Quando a mamma gli ho detto: mamma, io voglio fare la cantante o la giornalista, insomma, sono sempre mondi, no? Molto, molto complessi. E quindi, insomma, mi ha colpito molto, perché oggettivamente non è scontato, e non era scontato soprattutto quando eri giovane te, e il calcio femminile non era, ecco, come dire, certi argomenti non era semplicissimo affrontarli No, rispetto magari a oggi. esattamente, cioè diciamo che forse all'inizio non mi prendevano sul serio, no? Mi lasciavano fare, tanto pensavano, beh, prima o poi Passa. si stanca, esatto, passerà qualcosa di più concreto, no? Di più tangibile. E, è chiaro, voglio dire, anche nelle migliori famiglie ci sono state situazioni magari un po' difficili, no? Un po' di dubbio, eccetera. Però ecco, quello che ti posso dire è che comunque la mia mamma è sempre stata lei la sportiva in casa, pur facendo parte di una generazione che non ha avuto nessun tipo di opportunità, però ha trasferito a me e a mio fratello questo grande amore per lo sport, non solo per il calcio, e quindi un po' probabilmente ha visto anche in noi, in me, una sorta di possibilità che a lei è mancato. È chiaro che il mio papà magari inizialmente così aveva delle ambizioni un pochino più grandi nei miei confronti e su altri ambiti, però poi anche lui piano piano ha capito che per me quel tipo di passione era qualcosa che pulsava, no? Quando mi chiedono quando è che hai iniziato a giocare a calcio e appassionarti al calcio, io dico sempre quando sono nata. Quando sono nata? Perché non c'è un momento che io ricordo così determinante, ma quando io sono nata, perché sin da piccolissima per me la palla era qualcosa di attrattivo, mi divertivo un sacco sia a giocarla con i piedi sia a giocarla con le mani, ho sempre inseguito quella palla per poi piano piano farla diventare sempre più importante nel mio quotidiano e nella mia, diciamo, capacità o fortuna di renderla anche sempre più più partecipe e quindi trasformarla da una passione anche a un settore dove poi ho raccolto delle soddisfazioni, ecco. Poi, nonostante, insomma, più sottolineavo le amiche o comunque le coetanee non erano sempre, ecco, come dire, favorevoli a questa tua passione, eri la maschiaccio di turno. Comunque, tu scrivi, quando parlavo di calcio, io ero felice rispetto all'entrare in classe dove l'entusiasmo crollava, perché poi l'altro aspetto, no, importante anche proprio nella costruzione di una personalità, oltre alla famiglia, è proprio tutto l'impianto scolastico. Come hai vissuto, e soprattutto se dovessi dire magari ad una ragazza, ad un ragazzo, come in qualche modo riuscire ad affrontare, no, anche veramente i fenomeni di bullismo, che quelli ancora accadono, riguardo certe circostanze, che cosa diresti in base a quello che hai vissuto tu, ovviamente? Ma io mi sento di dire questo, che a volte sono fenomeni passeggeri, se hai a che fare fortunatamente con persone intelligenti e rispettose, nel senso che appunto come scrivo e insomma non spoileriamo troppo, per me è stato un periodo difficile quello scolastico per quello che mi accadeva attorno, no? E per la poca capacità di essere compresa, no? Perché ero sicuramente una bambina e una ragazza diversa dalla massa, diversa dalle mie coetanee. Quindi è stato molto complicato, però oggi per dirti con le stesse persone che ho vissuto quelle difficoltà, ancora a distanza di 30-40 anni ci ritroviamo 2 o 3 volte all'anno e andiamo tutti fuori a mangiare assieme, perché fa parte, secondo me, di un percorso formativo, no? Dove ognuno di noi si deve strutturare, deve costruire la sua personalità, la propria autostima, le proprie certezze. Quindi è ovvio che bisognerebbe evitare questi problemi, ma se si creano, io credo che chi li subisce deve avere la forza di andare oltre, di non scoraggiarsi, magari anche di farsi aiutare da qualcuno che in quel momento è più solido, no? Mentalmente di lui o di lei, però sarebbe sbagliatissimo
mollare per darla vinta a quelle situazioni. In questo, certo, ci vuole tanta, tanta determinazione e anche un po' di pazzia ogni tanto, però non sempre è necessario superare questi problemi da solo, ma si può anche appunto appoggiarsi a chi ha gli strumenti per sostenerti. Io ho avuto così, forse un po' di follia di riuscirci senza la necessità di appoggiarmi, però non ci vedo nulla di male, no? Se invece uno decide di appoggiarsi, che possa essere un amico, un esperto, no? Come uno psicologo, qualcuno esperto anche di pedagogia adolescenziale. Ecco, io penso appunto che la cosa importante è banale, ma si dice ad azione corrisponde a reazione, quindi è come tu reagisci di fronte alle cose. Assolutamente sì, e anche imparare in qualche modo a volte a selezionare, no? Perché poi è un'età in cui non è che tutti e tutte, come dire, possono stare nella nostra vita, anche imparare a dire no, a rispettare i propri confini, perché poi quando si è molto impegnati o impegnate in certe attività extrascolastiche, ora le passo così, è importante, credo, quello dico anche in base alla mia esperienza personale, fare ciò. E invece quando poi sei entrata veramente, insomma, nell'ambito da professionista e quindi hai iniziato la tua escalation. Se dovessi elencarmi tre prime volte che ti ricordi. Allora, il primo allenamento, assolutamente, perché io ero una bimba tredicenne in mezzo alle adulte, perché negli anni 80 o così o niente, non c'erano alternative. E, sicuramente il mio esordio in nazionale, perché comunque, insomma, sei lì, la maglia azzurra, finalmente dopo tantissimi sacrifici e magari aspettavi quel momento già prima e l'hai inseguito, inseguito, inseguito e finalmente è arrivato. Quindi sì, me lo ricordo come se fosse ieri, insomma, quella circostanza. E poi in campo un altro momento, beh, probabilmente forse il mio primo trofeo vinto, perché comunque in quel senso, come racconto nel libro, e quindi non dico più di tanto, c'entra ancora mio fratello, insomma, che mi ha fatto una bella sorpresa e quindi personalmente tengo molto, no, ai rapporti umani e quindi dai, effettivamente la prima volta non si dimentica, no? La prima vittoria importante, che sia uno Certo. scudetto, una coppa, eccetera. Quindi effettivamente quella prima Coppa Italia ha avuto un peso specifico. E in mezzo comunque sicuramente a tutte queste soddisfazioni anche ovviamente tantissima adrenalina e follia, la paura che quando insomma man mano andavi avanti in qualche modo non ti dico frenava, però in qualche modo era lì, presente. Qual era? Beh, guarda, intanto io, come tantissime della mia generazione, abbiamo sempre giocato e lavorato, no? Quindi per noi non potevamo dire cosa fai nella vita, sono una calciatrice. Ok? Noi nella vita, vabbè, io ero insegnante di educazione fisica e in più giocavo a calcio pur giocando in Serie A e in nazionale. Questo va sottolineato perché è epocale. Il fatto che oggi invece le giocatrici in Serie A sono professioniste, quindi tutelate come un lavoro a tutto tondo, e che negli ultimi anni già comunque, prima ancora di queste tutele, comunque sono ragazze che potevano vivere questo a tempo pieno, sia come impegno sia come tornaconto, no? Prima non era così. Quindi in questo senso la paura di non farcela è stata frequentissima, no? Perché tante volte avevi paura di dover abbandonare la tua passione per poter fare altro che ti desse in realtà un riscontro molto più tangibile, sia in termini economici per andare avanti, no? Perché diventi grandi e le tue esigenze anche di autonomia e indipendenza iniziano a manifestarsi, sia perché ai miei tempi, per esempio, purtroppo tante volte le società fallivano, quindi il cambiare squadra non era una scelta, era l'unica scelta possibile, e non sempre, però le squadre erano vicine, quindi magari voleva dire: ok,
È fallita questa, però la prossima è a 2 ore da casa. Come faccio a gestire lavoro e calcio dovendo viaggiare avanti e indietro? Quindi, in questo senso, paure e anche idee a volte di mollare tutto, è capitato. È capitato, una volta ho anche mollato nel libro, non lo racconto, perché non è solo una pura biografia, il libro, no? È stato un lavoro un pochino più ampio, ma io una volta anche mollai, perché comunque la società era un disastro, avevo offerte importanti, non mi facevano andare via, e siccome io sono sempre stata una che alle parole faceva seguire i fatti, dissi: guardate che se non mi fate andare, io smetto, perché sono stufa di essere presa in giro. E così feci. E così smisi di giocare per 6-7 mesi. In quel caso il destino volle che la società fallì, quindi in estate io ritornai, diciamo così, in possesso del mio cartellino, e quindi in quel caso così ho potuto scegliere il mio futuro senza dipendere dal club. Però Certo. per fare a quello, per 7 mesi non ho giocato a pallone e sono stata a casa con tutte le voglio dire, sì, con tutto, voglio dire, era una scelta molto forte, ma tu rinunci al tuo sogno, rinunci alla cosa che ti piace di più, per cui non è proprio stata una passeggiata, eh. Cioè, è stata una scelta molto forte. Anche perché è un arresto, uno stop anche fisico, cioè anche il corpo in questo senso, no? Poi ne risente in qualche modo. Sì, è chiaro che ti dico, io poi continuavo sempre ad allenarmi ugualmente, perché io avevo l'abitudine di andare a allenarmi con la squadra di mio fratello, e quindi da quel punto di vista, diciamo, non è stato un problema. Certo è che però nei weekend gli altri giocavano e io no, capito? Però secondo me a volte per potersi anche affermare bisogna far capire che non si è né in vendita né disposti ad accettare tutto. E allora, in una situazione come era quella, è disastrosa, non ci pagavano, il campo ogni tanto c'era, ogni tanto non c'era, quindi a volte ci allenavamo in mezzo a una strada. Insomma, la situazione era veramente decisamente disastrata. Io avevo delle opportunità di continuare a giocare, di continuare a scalare la mia carriera, loro me lo impedirono. E quindi io non volevo che loro speculassero su di me, e di conseguenza per un Certo. periodo ho smesso, pur stando male in quella situazione, e in quel caso sicuramente ritorna in gioco la famiglia, no? Che ti comunque capisce, che ti sprona a fare le tue scelte. E non ti indirizza, ma ti dice: ci fidiamo di te, fai quello che credi che sia più importante per il tuo bene. Assolutamente sì, importantissimo. E a proposito di scelte, io avevo anche sottolineato, ti ringrazio per questo quest'aneddoto, tra virgolette, che non hai appunto citato. Esatto. Delle scelte, altrimenti avrei scritto un'enciclopedia, non un Certo, libro, certo. e anche per non appesantirlo troppo, insomma. No, no, però il messaggio anche proprio del non svilirsi e del, insomma, non scendere sempre a determinati compromessi, magari controproducenti per la nostra carriera, perché poi di carriera si parla, è fondamentale in qualsiasi settore, soprattutto in settori dove, come dire, l'azienda, passami il termine, comunque gestisce veramente la tua vita, il tuo corpo, le tue scelte. Quindi fare, appunto, prendere delle scelte, scusami, da ripetizioni consapevoli e giuste per noi è fondamentale. Quindi ti ringrazio anche per il messaggio, No, oltre che esatto, per la. anche perché, no, non ho raccontato questo legato alla carriera da calciatrice, ma sempre su questa logica l'ho raccontato in altri ambiti di carriera successivi al campo, e quindi chiaramente ho fatto la scelta, insomma, hai capito, di raccontare aneddoti più recenti e meno datati nel tempo, ecco, per cui concordo e mi piace questa sottolineatura, perché per noi è complicato, insomma, e quindi bisogna avere tanta forza d'animo, e così io non lo so dove l'ho trovata, onestamente non lo so, però posso assicurare che ne ho Sicuramente avute tante.
in un grande fuoco, in una grande passione che poi smuovono sempre tante, tante cose. Insomma, è oggettivo, ma avevo sottolineato un altro aspetto legato alla scelta, dove scrivi: ai miei tempi la vita era binaria, dovevo scegliere tra la mia passione e una famiglia, perché poi questo qui è un altro aspetto che veramente in tutti i campi, insomma, ricade. L'altro giorno è uscito questo video della Pellegrini, no? Che sui social, giustamente si è lamentata di questa perenne domanda: ma quando fai un figlio? Oppure in queste ore stanno uscendo, insomma, tutti i commenti sulla Ferragni, che è stata bombardata in rassegna stampa su domande sulla famiglia e sui figli. E quindi questa cosa che tu racconti, ahimè, è un aspetto, poi in particolar modo nel mondo dello sport, molto importante. E soprattutto, cioè, se dovessi fare un paragone tra ieri e oggi, come vedi la situazione e com'era? Beh, come era appunto inesistente, no? Per cui o pensavi di farti una famiglia o pensavi di giocare a pallone, cioè proprio non c'erano le condizioni per poter portare avanti parallelamente questa cosa se la volevi fare ad altissimo livello. È chiaro che se giocavi a pallone per divertirti vicino casa senza ambizioni sportive, allora il discorso è diverso, ma nel mio caso e anche nel ragionamento fatto nel libro è se parliamo di sport di vertice dove tu poi appunto giochi in nazionale e giochi in Serie A. Quindi per fortuna la situazione oggi si è evoluta. Non è ancora semplicissimo, però si è evoluta e io stessa, anche come racconto, mi sono impegnata in prima linea anche proprio per costruire delle condizioni di tutela affinché la maternità diventasse tutelata anche per le donne che praticano sport di alto livello. E quindi forse anche in maniera inconsapevole, no? Però mi ci sono proprio dedicata perché a me quell'aspetto è mancato tanto e sono felice, insomma, di essere una di quelle persone che hanno contribuito e quindi ho delle colleghe, insomma, che hanno usufruito di questo e sono sicura anche che oggi delle ragazze anche, diciamo, molto quotate che giocano in nazionale, giocano in Serie A, magari tra qualche anno saranno pure mamme, proprio perché ci sono le condizioni per portare avanti tutte e due le cose, ma parliamo di 25-30 anni dopo, ok? Quindi non un periodo breve, ma dopo un periodo molto, molto, molto lungo. E Quindi comunque poi a livello è servito tempo per costruire questo, insomma. esatto, e comunque ancora per mettere, insomma, per arrivare ad un semiconcetto di parità di lavoro ce n'è sicuramente da fare altrettanto. Cioè, potremmo stare qui a discutere altre 3 ore. Però a proposito di disparità, ecco, a me ha colpito tantissimo il racconto che tu fai sul farsi male ieri, farsi male oggi, cioè su quanto veramente lo studio del corpo della donna ai tempi, insomma, fosse, tra virgolette, passami il termine, arretrato, e quindi insomma anche gli allenamenti non fossero mai alla portata reale del corpo di una donna. Ecco, commentaci, tra virgolette, questo aspetto, perché è estremamente interessante, non se ne parla quasi mai, ma in realtà lo sport sta adesso iniziando ad adattarsi alle forme e alle esigenze di un corpo diverso. Assolutamente sì, e ti dico è fondamentale perché ai noi praticamente prima si era un po' di cavie, no? E quindi sostanzialmente anche tanti infortuni e tanti problemi li abbiamo subiti perché non c'era conoscenza e nella mancanza di conoscenza è ovvio che tu le cose le facevi perché le volevi fare a prescindere, non ti facevi tante domande, però poi ti riscontravi. Cioè, ti scontravi con la realtà che voleva dire infortunarsi e farsi male. Quindi, anche, diciamo così, grazie a queste persone, come me e tante che ci siamo infortunate, poi la scienza ha capito che il corpo femminile è diverso e quindi sia per ottenere dei risultati, sia anche per riabilitarsi dopo delle problematiche, è fondamentale, insomma, tener conto di questa nostra specificità. E per fortuna oggi anche la medicina di genere, no? Sta acquisendo sempre più importanza, per cui sono convinta che le conoscenze di oggi sono meglio di ieri, ma quelle di domani saranno ancora più complete.
Certo è che spesso si dà poca enfasi a questi temi, invece per me sono davvero molto, molto importanti perché in fondo la salute è un diritto di tutti e quindi è indispensabile riuscire ad ottenerlo attraverso la propria caratterizzazione, insomma, e la propria specificità. Quindi banalmente anche nei protocolli di riabilitazione oggi si fanno dei protocolli diversi da prima perché si sono capite quelle differenze, quelle necessità che prima nemmeno si conoscevano. Certo, ma tu ad esempio parli e poi invito le persone a leggerlo perché è una parte molto interessante del ciclo mestruale che appunto a proposito di specificità è un aspetto, no, che anche per chi tu racconti tanto in questo senso della tua storia personale, del tuo corpo, per chi fa uno sport ad un determinato livello tra alimentazione, amenorrea e altri problemi comunque legati al corpo. C'è un lavoro enorme, psicologico, psicofisico, quindi c'è tutta questa parte estremamente interessante. Ti ripeto, non mi era mai capitato di parlare con una sportiva, insomma, con una donna e ho trovato davvero illuminante. Sto scrivendo una tesi proprio sulla medicina di genere, quindi Ah, complimenti. mi hai aperto un mondo, sì, in realtà sulla sessualità, ma comunque ha a che fare sempre con lo studio del corpo. E quindi quando hai parlato del ciclo mestruale in correlazione proprio con lo sport, l'ho trovato estremamente illuminante, perché anche qui credo che ci sia tantissima disinformazione. Sì, tante, la prima cosa che ti viene detto, ah, ce l'hai il ciclo, allora non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, oppure sei più debole, sei più fragile. Perché hai il ciclo, non è così. E la realtà è che bisogna saperlo gestire e anche durante l'allenamento, quindi ci sono dei periodi che in base appunto al ciclo sono più favorevoli per fare un determinato tipo di allenamento e altri in cui invece bisogna fare un allenamento di altro genere. E quando si bilanciano bene queste cose, non solo hai un corpo che ha una buona prestazione, ma è anche un corpo in salute perché tu non lo sei andato ulteriormente a stressare. E questo detto in maniera molto semplicistica, però è questa la grande valenza. Il fatto che se tu alleni un corpo è normale che gli dai uno stress. Il ciclo è uno stress per tutti, a prescindere dal mestiere che si fa, e se a stress aggiungi stress senza bilanciarlo, dopo è normale che è difficile. Non solo giocare bene, ma è normale che c'è anche l'infortunio dietro l'angolo. Per cui queste conoscenze, che ancora sono agli inizi, agli arbori, sono invece determinanti per poi, gestire in primis la salute, non solo la prestazione delle atlete. E tutto ciò è veramente ricollegabile a una frase che ho sottolineato proprio nelle tipo, prime 20 pagine, comunque dove tu parli di quanto lo sport sia il primo territorio, no? Dove veramente dovremmo insegnare ai bambini e alle bambine la parità, perché molto spesso vediamo lo sport o come un gioco o solo come un impegno, comunque come qualcosa di lontano, tra virgolette, di separato da certi meccanismi. Invece è proprio appunto, il primo territorio dove insegnare, no, ad instaurare determinati rapporti anche di genere. Sono d'accordo e io, per esempio, dico una frase banalissima: uguali ma diversi. Lo dico adesso, guarda, nel libro credo di. No, sì, anzi, non l'ho citato, ma come vedi, ti ho detto, cioè, potremmo star qui dei giorni. Uguali ma diversi, cosa vuol dire? Uguali nelle opportunità, uguali nelle possibilità, ma diversi nel modo di fare le cose, perché naturalmente lo siamo. Per natura, lo siamo per fisiologia, lo siamo per psicologia. La diversità per me è solo un arricchimento, non è un minus valore. E a volte, anche quando si ricerca la parità, sì, la parità è giustissima, io sono la prima, però non mi piace una parità fine a se stessa. A me piacerebbe che si ragionasse anche su una parità finalizzata al valorizzare le nostre diversità, perché l'uomo e la donna sono diversi, lo ha stabilito la natura. Poi ci possono essere tanti punti in comune, ma in quegli aspetti diversi dobbiamo poter fare le stesse cose valorizzando il nostro potenziale e non mortificandolo. Ecco, io ho questa idea della vita e quindi in questo senso appunto
Sono convinto che lo sport, lo dico anche da insegnante di educazione fisica, sia un ottimo strumento non solo per stare in salute, per stare bene, ma anche proprio come strumento educativo e formativo della persona che ognuno di noi vuole diventare. Ci credo tantissimo perché ho studiato tante cose in merito e mi ci ritrovo, insomma. In questa, poiché tu sei insegnante, in questa nuova generazione, la cosiddetta generazione Z, vedi, come dire, dei positivi cambiamenti, su, ad esempio, su questi argomenti? Sì, perché secondo me c'è intanto più leggerezza nell'affrontarli e mi riferisco agli stereotipi e ai pregiudizi che in passato invece condannavano proprio le nostre generazioni e quindi diventavano dei tabù talmente forti che non ci permetteva neanche di parlarne, di confrontarsi, di poter insomma fare delle analisi anche più profonde. Quindi in questo senso a me piace, no, che oggi i ragazzi siano più aperti a tante tematiche. Poi credo anche che vabbè, l'importanza dello sport, che è ancora scarsa dal mio punto di vista, però in realtà nella quotidianità di tutte le persone, no? Giovani o meno giovani, sta assumendo sempre più centralità e quindi anche questo è importante perché poi lo sport ti fa riflettere e in questo modo quindi ho l'impressione insomma che i ragazzi oggi abbiano la possibilità insomma di avere una visione un pochino più ampia, una panoramica, quando invece una volta era complicato perché poi se eri così venivi visto male e come qualcosa di un po' strano, ecco. Invece oggi è più facile per le giovani generazioni potersi anche mettersi in gioco ed è anche giusto, secondo me, che la sperimentazione poi porti veramente a scoprire chi vuoi essere e chi vuoi diventare, insomma, perché tanto sulla carta voglio dire, sarebbe utopistico, no? Saperlo. Lo scopri anche mettendoti in gioco e vivendo quello che vuoi diventare, insomma, non ci credo a chi già da piccolo dice voglio fare questo, voglio fare quell'altro. Sono tutti gli eventi che ti capitano o che tu cerchi nella tua vita che poi ti strutturano. Assolutamente sì, e appunto lo sport che è proprio relazione per me come definizione è fondamentale sia per la costruzione dell'io, ma sia per sperimentare, appunto, ma anche giocare nei rapporti con gli altri o con le altre. Ripeto, invito le persone a leggere il libro anche perché tu parli di tanti argomenti, compresa l'omosessualità. Ci sono veramente tanti aspetti interessanti a livello sociale che tu inserisci nel territorio dello sport. Quindi è un libro che va, come hai detto tu, oltre insomma, la semplice biografia. Giusto due parole, perché ovviamente è stata. Anche qui parliamo di prime volte, le ultime pagine tu le dedichi a questi ultimi mondiali. Un mini riassunto sia delle esperienze sia insomma del punto di vista che in qualche modo hai esplicitato nel libro. Beh, dai, è normale, no? Che se parliamo di diritti è chiaro che è stato un mondiale negativo da ogni punto di vista per tutte le violazioni che ci sono state, dove alla fine il dio denaro ha condizionato, no? Mosso. Tutto, esatto, e quindi uno spettacolo incredibile perché realmente da un punto di vista organizzativo, ambientale, è stato qualcosa di speciale. Però calpestando quello che sono i diritti umani, quello che è il valore che ognuno di noi può portare come persona. Per cui se da un lato professionalmente è certamente un'esperienza che ti arricchisce molto, dall'altro però è chiaro che io penso che si potrebbe provare a ottenere sempre grandi organizzazioni senza prevaricare e senza arrivare a quello che invece oggi sta arrivando, ahimè, sempre più frequentemente. Questo è triste perché io sono la prima che amo il calcio maschile, femminile, dei
disabili, dei bimbi, dei grandi, il calcio camminato. Insomma, per me calcio è proprio qualcosa che ce l'ho dentro, però non a caso anche i diritti è una cosa a cui io tengo e insomma nel libro penso che si capisca bene questo e quindi non ho mai ricercato un euro in più, ma un seme in più di cambiamento sì, e quindi ecco, mi piacerebbe che la vita fosse così per tanti. Invece, purtroppo, il dio denaro condiziona tantissime, tantissime situazioni. Esatto, poi comunque il calcio, essendo uno sport con tantissima risonanza, scusa, mi sono commossa sulla tua frase perché mi ha colpito molto, e, avendo una risonanza mediatica enorme, è giusto che si faccia portatore, di determinati messaggi. Sì, l'ho anche scritto, il fatto che la FIFA ha negato ai giocatori di poter entrare in campo con la fascia arcobaleno, se no li avrebbe ammoniti tutti, e una munizione in un evento così importante, cioè, è comprensibile, no? Che poi i giocatori non l'abbiano fatto quel tipo di scelta, perché comunque alla fine lì sono pagati per ottenere dei risultati. Ecco, secondo me la cosa scandalosa, come scrivo, che la FIFA è arrivata a ricattarli per evitare che quella cosa succedesse. Secondo me è inammissibile. Condivido pienamente e ripeto, ti ringrazio per aver aperto un grande spiraglio di riflessione. Ti ringrazio per il tuo libro, per le tue parole, per gli aneddoti inediti e veramente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa storia, per questa avventura, perché poi è stata e sono sicura che sarà un'avventura e grazie ancora, Katia, è stato un piacere enorme. Ti ringrazio, grazie a te. Speriamo, insomma, di aver fatto capire che dietro c'è davvero tanto cuore e tante cadute anche, perché obiettivamente se... Letteralmente. Esatto, però appunto io mi dicono perché sorridi sempre? Perché io sorrido sempre, comunque sorrido sempre perché aver trasformato la mia passione nel mio raggio e nel mio ambito di lavoro è qualcosa che mai avrei immaginato, e pur dovendomi così suddividere su tante cose, però credo che sia impagabile, per cui così esorto tutti magari a veramente credere nei propri sogni e a non mollare mai, perché la resilienza è fondamentale. Assolutamente sì, resilienza e resistenza in alcuni casi proprio oggettivamente e Esatto. sono totalmente d'accordo con te e ripeto, grazie ancora, speriamo di risentirci presto, in bocca al lupo per tutto. Crepi e un saluto a tutti. Grazie anche a Grazie te. Katia, puoi uscire te con la X così io faccio una mini conclusione e ci sentiamo presto. Ok, ciao. Ciao. Abbandona, ecco. Ecco, abbiamo parlato con Katia Serra di questo libro qui, Una vita fuori gioco, edito da Fabbri Editore, è appunto la storia di Katia Serra, una grandissima sportiva, calciatrice italiana e non solo, ma poi in realtà è un libro colmo di riflessioni sullo sport, sulla società, sulla parità di genere, sull'omosessualità, sui diritti, sulla famiglia, veramente un concentrato di roba che commuove, che fa venire tanta forza e tanta voglia anche di focalizzarsi sulle passioni che mu smuovono sempre qualcosa in noi e nel mondo. Io vi ringrazio, ci vediamo nei prossimi giorni. Buon Sanremo a tutti e a tutte e a prestissimo. Grazie.